Buongiorno Roberto. Buongiorno Paolo e buon lavoro a te e alla redazione. Allora Roberto, prima di andare a parlare della giornata della memoria, delle iniziative, perché te ne sei occupato molto nella tua rivista, in tanti continuano a scriverci sulla vicenda della metropolitana assaltata, quella che doveva collegare Rebibbia con Torraccia, Casal Monastero, San Basilio. Ci sono novità? No, novità non ci sono, sono novità che io ho preso contatto, come già avevo anticipato nel scorso intervento, dell'intervento di una settimana fa, con le forze sindacali, come avevo accennato. E mercoledì della prossima settimana, però tra 7 giorni, avrò l'incontro per fare il punto della situazione, per esempio con l'ex segretario della CGIL di questo segmento di territorio, per vedere, siccome è fondamentale un lavoro che, ripeto, una volta che si riesce a sbloccare, come auspichiamo, questa situazione ignobile di non gestione da parte comunale, significa lavoro, significano 3 anni di lavoro, 506 milioni, oltre 500 milioni. Ecco, ci stiamo attivando come redazione in questo senso, coinvolgendo le forze sindacali. Ecco, credo, io non mi fermo, non ci fermiamo come redazione e non soltanto come redazione, perché credo che sia essenziale portare la periferia al centro della città, ovvero avvicinarla al centro della città. E lo si avvicina al centro della città soltanto con le metropolitane, non c'è altra soluzione. Camminare su gomma non risolve nulla, anzi, aumenta l'inquinamento in maniera esponenziale. Ma sto dicendo delle cose che sono estremamente scontate, mi pare. Eccomi qua, Paolo. Ci terrei aggiornati quindi anche sull'esito di questo incontro con le organizzazioni sindacali. Sicuramente, sicuramente è nostra responsabilità come redazione, a me come direttore, di doverlo fare, sicuramente. Qua. Veniamo alla giornata della memoria, che te dici andrebbe praticata ogni giorno, peraltro anche con un tuo caro, una vicenda che ti riguarda anche da vicino, da quello che leggevo. Ecco, adesso io voglio parlare di questo fatto che mi riguarda da vicino, ma non per parlare della storia della mia famiglia, o meglio ancora della famiglia che viene da parte di mia madre. Un mio zio è stato fucilato a Porta Bravetta dai nazi fascisti in quanto oppositore del regime fascista, nazifascista, e un altro mio zio che è stato segregato per un anno e mezzo, due, ripreso nello stesso giorno, nello stesso luogo dove mio zio Eugenio poi è stato ucciso, e di conseguenza parlare di questo, ma non per parlare della storia della mia famiglia, che può interessare a me, la mia sorella e l'ambito più stretto, ma perché credo che se noi non tendiamo a soggettivizzare questo il concetto di memoria, fra qualche anno, quando non ci sarà più una Liliana Segre, perché gli anni passano e ognuno di noi finisce il suo percorso di vita, ma se non riusciamo a soggettivizzarlo e a far sì, andare a cercare, come ho fatto io nel corso degli anni, a cercare le mie radici, la memoria della mia famiglia, ecco, ognuno di noi sentirà quella cosa come non sua. E allora invece io credo che sia necessario che ognuno di noi va a scavare nelle proprie radici e anche nelle radici dei nostri amici, dei nostri conoscenti, ovvero di quell'ambito un pochino più largo rispetto a noi, e se riusciamo a vedere che quella cosa ci riguarda, perché è qualcosa che è anche sangue e corpo della nostra vita, ecco, credo che il concetto di memoria non muore con noi, che andremo a fare, come si dice a Roma, con una battuta che vuole essere simpatica, anche se la morte non è mai simpatica, andiamo a fare la terra dei cesi, si dice a Roma. Allora io credo che questo sia il modo per far sì che quel concetto di memoria, di conseguenza il negazionismo avanzante e la volontà di revisionare la storia in maniera capziosa, perché non è revisionarla, la volontà non è revisionarla, ma volerla ridimensionare, addirittura cancellare. Qualcuno in questi giorni sta rifacendo svastiche, dice agli ebrei, ma io non sto parlando adesso di ebraismo, sto parlando di quelli che si sono opposti al nazifascismo. La mia famiglia era una famiglia laica, e dico, come tale, mio zio, che faceva parte delle Brigate Garibaldi del Partito Comunista, si oppose e venne ucciso. E di conseguenza, ecco, credo che se ognuno di noi va a scavare, ripeto, se dici in ogni famiglia troviamo una radice di quella storia. Perfetto. Di quegli anni significa che la sentiamo come nostra, non come un racconto di storia. Fra l'altro, questo a luglio di quest'anno sono 20 anni che è stata promulgata la legge sulla 27 gennaio come giornata della memoria. Ecco, in questo ventennale, che è l'opposto del ventennale del fascismo, credo che sia importante che noi la ricordiamo, proprio perché
passiamo da un ventennio negativo a un ventennio positivo. Ecco, credo che questo però debba stimolare in noi, nella ricerca dentro di noi delle nostre radici. E vedrai, io sono sicuro, in ogni famiglia o direttamente o indirettamente ha subito quello che hanno subito quelli che poi sono stati passati per il cammino, come dice Francesco Guccini nella canzone di Auschwitz. È fatto bene, Roberto, a raccontare, a partire da questa storia che riguarda... Lo faccio con una forte emozione. Immagino, perché poi è un ricordo lontano, ma poi quando lo si racconta diventa molto vicino. Io quando vedo, a forte bravetta sulla lapide il nome di mio zio, ti dico che i lucciconi aumentano in maniera esponenziale. Io non l'ho potuto conoscere perché l'hanno ucciso nel 44, ma io sono vecchio, sono nato nel 47. Nel 47. Bene, Roberto, speriamo che anche questo consiglio, anche che dai ai nostri ascoltatori, quello di andare a ricercare nella propria famiglia, nei propri antenati, no? Magari qualche parente vicino o lontano che amici che hanno vissuto la tragedia, assolutamente sì. Roberto, grazie, un abbraccio a te e alla redazione.